bella e coraggiosa, seducente nella vita ed esplosiva sul ring. La guerriera Elisabetta Canalis, tra un impegno di lavoro e l'altro nella sua trasferta italiana, ha fissato anche un appuntamento a cui tiene molto, quello di salire sul quadrato e disputare il suo secondo match di kickboxing dopo aver vinto il primo lo scorso anno. Elisabetta sabato sarà protagonista dell'evento organizzato dal suo mentore ed ex campione Angelo Valente, The Night of Kick and Punch, alla Reggia di Venaria, alle porte di Torino. Diciamo che io farò la mia parte un po' cercando di portare visibilità e cercherò anche di non fare una brutta figura, però i veri match sono quelli, sono i loro, sono di questi ragazzi che sono degli atleti veri, che sono degli atleti che hanno fatto sacrifici da sempre per ottenere questi risultati. L'avversaria dell'ex velina sarà Angelica Donati in una serata dove il campione del mondo di questa specialità, Luca Cecchetti, cercherà di difendere il titolo. E anche se l'attenzione sarà principalmente per la bella showgirl sarda, nessun problema, anzi. Io sabato difenderò il mio titolo mondiale contro un avversario forte, sicuramente la presenza di Elisabetta è una presenza importantissima, soprattutto ad oggi che questi sport sono in crescita, avere una persona con una visibilità come Elisabetta che promuove questi sport è sicuramente un vantaggio per tutto il nostro mondo. Il messaggio che accomuna tutti i protagonisti della serata è quello di trasmettere la passione per la kickboxing e per lo sport in generale. Elisabetta riesce a coniugare perfettamente femminilità e forza fisica, classe, aggressività, sensualità e spirito guerriero. Bisogna trovare lo sport che ci piace, quindi qualsiasi sport, può essere pattinaggio, tennis, corsa, lo sport che fa per noi e di conseguenza ti senti meglio e diventi più bella. Una vita, quella della Canalis, divisa tra gli Stati Uniti e l'Italia. Los Angeles, dove vive con la figlia Skyler di quasi 8 anni, e poi Milano come base per gli impegni lavorativi. E in America si sa, alimentazione e sport spesso non vanno d'accordo. Io sorvolerei sull'alimentazione. Diciamo che magari faccio più sport per poter mangiare più schifezze a volte, però in realtà cerco, ecco, di mangiare fritti tutti i giorni, anche se vivo nella terra del fritto, perché negli Stati Uniti si mangiano tantissimi fritti, però c'è anche una ricerca dall'altra parte in città come Los Angeles di diete più equilibrate, diete più sane. Io mangio molte proteine, ma perché mi piacciono fortunatamente, però purtroppo mi piacciono molto anche i dolci, quindi a volte però non si può essere perfetti. Io sono un po' contraria alle diete, sono molto più favorevole allo stare attenti. Ci pensa quindi la Kick a mantenere informissima Elisabetta, che ha provato per ora, con scarsi risultati, a far appassionare anche la sua piccola Skyler, che però sembra andare in direzione opposta rispetto alle passioni di mamma e papà. Sia io che il papà cerchiamo di trasmettere, perché siamo due sportivi. Lui ha sempre fatto wrestling, che sarebbe jiu-jitsu, diciamo. Però a lei non piace nessuno degli sport che noi abbiamo fatto. Non le piace il jiu-jitsu, non le piace l'equitazione, l'ho fatto per 10 anni. E un pochino le piace magari la kickboxing quando la porto con me. A lei piace hockey sul ghiaccio. E voltandosi indietro, Elisabetta si porta un ricordo speciale, quello riguardante gli esordi e le giornate passate negli studi di Mediaset. Beh, ho dei ricordi molto belli, perché ho iniziato a lavorare a Milano 2 quando avevo 21 anni, è stato il mio primo vero e proprio contratto, e Mediaset è l'azienda che mi ha dato fiducia sin da subito. For the good times.
Sono passati 23 anni ed Elisabetta è riuscita a entrare nel cuore e nelle case di tutti gli italiani, ma se deve pensare alla sua soddisfazione più grande... My heart is beating stronger. Da mamma ti dico, vedere che mia figlia mi scrive delle cose bellissime o comunque torna da scuola che è contenta, mi dice ho fatto queste cose, amo la scuola, amo te, amo il papà, insomma che una bambina felice, quella è una grande soddisfazione. Adesso è pronta a indossare caschetto e parastinchi, pugni dalla cintura in su e calci a tutto il corpo, sul ring per emozionare una platea intera. E fate il tifo per me.